Ciao a tutti fotografi, quanto basta, benvenuti nel nuovo episodio. Allora, mi è venuto un video un pochino lungo, una mega photoshoppata galattica e sono stato indeciso fino all'ultimo se pubblicarlo, diciamo, integralmente, solo che durava tipo 50 minuti, poi mi sono detto, chi è che lo guarderà tutto quanto? Per cui è leggermente tagliato, ok? Ho fatto dei tagli nei punti più interessanti. E se per caso qualcuno volesse vedere il video integrale dove ci sono tutti gli interventi, poi quello me lo può chiedere nei commenti e lo pubblicherò tranquillamente. Per ora, diciamo, ho selezionato le parti un pochino più, ripeto ancora, interessanti, in cui faccio anche delle considerazioni sull'utilizzo degli strumenti ed altro, ok? Quindi, diciamo, buona visione e forse sigla? Vediamo se riesco a inventarmene una carina o anche non carina. Dimenticavo una cosa, andando a montare il video, anzi in realtà non la dimenticavo, proprio andando a montare il video mi sono accorto di un problemino del software che utilizzo per registrarli. Praticamente non vedrete i menu a tendina del software che sto usando, che poi è Photoshop eccetera. Non mi ero accorto del problema fino a che non ho finito di registrare il video. Lo pubblicherò lo stesso, l'ho pubblicato lo stesso, se state guardando vuol dire che l'ho pubblicato. Dal prossimo in poi diciamo che dovrei aver trovato la soluzione per correggere il problema e quindi vedrete anche tutti i menu tendina del software. Questo perché, diciamo, se volete guardare un po' il video come un tutorial, non vedendo i comandi, diciamo, che vado ad utilizzare, potrebbe essere risultare un pochino incompleto. L'ho pubblicato lo stesso il video perché, diciamo, è un mezzo tutorial, è più per farvi vedere cosa si combina, diciamo, nelle, come ho sempre detto, dietro le quinte. Ecco, ok, buona visione. Allora, oggi photoshoppiamo di brutto perché ho una missione quasi impossibile, è la prima volta che provo a fare una cosa del genere, ma vedremo insieme se riuscirò a farla. Non ho ancora provato. Allora, vi faccio vedere di cosa si tratta intanto. Dunque, solita fotografia, cioè solito servizio fotografico in un appartamento per un'agenzia immobiliare che li vende. E il problema è questo, vedete, giardino non sistemato, lasciato un pochino incolto, dovevano passare a tosare l'erba, ma non sono passati. Allora, la missione è cercare di far apparire l'erba tosata. Allora, ovviamente non si tratta di copiare e incollare dei pezzi a casaccio, ma ho avuto questa idea che adesso vedremo se funziona. Cominciamo da questa foto qua. Dunque, da un'altra casa che ho fotografato, ho selezionato, vedete, la parte del giardino e la copierò e la incollerò su questa finestra qui. Ok? Su questa foto qua. Allora, naturalmente vedete che la forma non è assolutamente, non copre assolutamente l'area da correggere, e però la facciamo, diciamo così, la modifichiamo, facciamo ruotare un attimo che non ha preso il comando, mi è andato addirittura sul type, no, invece voglio la selezione, il movimento, questo layer qui, Ctrl T, ecco qua, andiamo a ruotare un po' per adattarla più o meno, no, così sembra al contrario, per adattare il più possibile all'area che dobbiamo correggere. Allora, la incliniamo un po' in questo verso qui. No, allora facciamo una cosa, la estendiamo in questo senso qui, vediamo un po' se funziona, anzi ancora meglio, perché poi estenderla mi si altera un pochino la prospettiva e quindi non risulterebbe troppo credibile. Un po' si può fare, ma senza esagerare, tipo fino a qua, ecco, circa così. E poi facciamo una cosa, duplichiamo questo livello e andiamo a prendere un'altra parte di questa, diciamo, questo pezzo di giardino copiato, e lo andiamo a sovrapporre. Aiutiamoci anche un po' con l'opacità per renderlo trasparente, quasi semi-trasparente, per vedere un attimino dove arrivano i bordi. Ok, allora andiamo più o meno qui, più o meno qua. Vedete, questa trasformazione tengo punto control, così non si sposta tutto proporzionalmente, ma si sposta solo un angolino. Ok, tenendo premuto control e andando di mouse riesco a diciamo spostare gli estremi di questa selezione. Ok, così va bene, direi che più o meno ci siamo. Allora, cosa facciamo adesso? L'idea qual è?
Dopo vedrete che c'è qui un po' di linea di stacco, ma questa la correggiamo dopo. L'idea è quella di selezionare la parte sottostante, di tracciare un contorno che risulti, diciamo, quello compatibile con il bordo che dovremmo ritagliare, cioè questo qua, i confini di questa parte verde. Allora qui c'è un po' di marciapiede, potremmo provare a fare questa cosa così e ricongiungerci qua con questa linea dritta. Ok, creiamo questa selezione, tasto destro, make selection. Ok, adesso invertiamo questa selezione, cioè selezionando quest'area, facendo Ctrl Shift I, invertiamo la selezione e andiamo quindi a selezionare tutto quello che non era selezionato prima in pratica. Questo perché, riselezionando il livello sovrastante, premendo Canc, mi va a rimuovere, vedete, le parti che uscivano da questa selezione, dal bordo, diciamo così, quella, la selezione che comprendeva il bordo della zona verde che volevo ricostruire. Stesso discorso sull'altro layer che adesso faccio ricomparire. Vedete, mantengo la selezione esterna a quest'area, faccio Canc e questa cosa mi tira via la parte, diciamo, in più che era andata a selezionare. Ok, chiaramente non è perfetto, ma non cerchiamo questo tipo di perfezione. Dunque, adesso qual è il problema? Che qui abbiamo questi ciuffi di erba che sbucano fuori, quindi una cosa abbastanza noiosa da fare sarà ricostruire questo marciapiede qui. Proviamo, allora facciamo sempre la selezione con Ctrl tenendo premuto sul livello e poi Ctrl Shift e Alt tenendo premuto mi va a invertire il tutto. In questo modo posso selezionare le zone che mi interessa clonare da qui e poi andare a ricopiarle, diciamo così, senza sforare nel bordo a destra, volta a destra. Quindi proviamo a fare questo intervento. Allora qui c'è, come dire, ci si aiuta col fatto, scusate, per andare sul livello quello sotto, ci si aiuta col fatto che tutto sommato il pavimento è abbastanza irregolare, quindi la campionata non dovrebbe risultare troppo artificiosa, anche se c'è questo taglio di ombra che non mi piace. Allora possiamo andare a fare una cosa, vediamo delle altre parti, eccolo qui, vediamo una cosa, possiamo andare a prendere un pezzo di pavimento dalle altre zone. Ok, mi servirà un pezzo di pavimento in ombra e uno alla luce, uno illuminato. Quindi questo potrebbe andare bene per quello illuminato, questo anche, questo no, ce ne vede poco. Questo qui potrebbe anche essere buono per andare in ombra. Allora vado a selezionare con lo strumento penna, vedete questo bellissimo pennino da penna stilografica, questa zona qua, vedete, facendo i vari click, poi clic destro creiamo questa selezione, copiamo questa zona e la incolliamo con Ctrl C e la incolliamo su questa parte qua. Allora, sempre con Ctrl T la andiamo a ruotare e a rendere, diciamo, più simile a questa zona che dobbiamo ricoprire. Tenendo premuto Ctrl andiamo a slungarlo un pochino. Andiamo a fermarla, scusiamo un termine, facciamo leggermente meno dialettale di slungarla. Ok, più o meno ci siamo, vedete che qui c'è, siamo sotto il prato verde artificiale, quindi c'è quello spigolo. Andiamo a ricoprire più o meno le zone da clonare. Andiamo Enter, questa parte l'abbiamo trasformata, riselezioniamo il prato verde, inverto, non si vede che non mi aveva preso, ecco, infatti mi ha tagliato questo pezzettino qua che era in più, non mi aveva preso quella parte lì. Ora rendiamo ancora un pochino più credibile questa zona andando a copiare un pochino di pezzettini in questo senso. Allora, copiamo da questo livello e andiamo ad aggiungerli un pochino verso questa zona qua, troppo chiara. Anzi, facciamo una cosa, fondiamo i due livelli, questo sopra e questo sotto, col pavimento sotto, e andiamo a copiare questa zona qua che è un pochino più scura e un pochino meglio, renderà un filino più credibile il lavoro. Allora andiamo a usare un pennello meno duro, così, un pochino più piccolino. Allora rifacciamo un'altra linea, tenendo premuto Shift vi fa le linee, quando cliccate in un punto e cliccate in un altro vi fa le linee dritte. Adesso qui non si vede moltissimo perché non ho campionato questa zona qua, vi faccio vedere qui. Fate clic in un punto, tenete premuto Shift, ricliccate nell'altro e vedete che la linea è dritta. In questo modo riesco a copiare, diciamo così,
ricostruire questa linea senza dover andare dritto a mano, insomma. Ok, facciamo, a volte faccio un avanti e indietro in questo modo. Ok, poi andiamo a copiare anche questa zona del marciapiede per ricostruire. Zoomiamo un attimo, qui lavoriamo un pochino più nel grande. Allora, per zoomare c'è anche ovviamente il comando da menu, però abbiamo Shift Alt e la rotellina del mouse. Ok, allora vedete che andiamo a copiare queste zone, così lavoriamo in maniera un pelino più precisa. Allora, riselezioniamo questa parte qua, no, rimpiccioliamo. Avrei dovuto tenere forse selezionata la parte in cui stavo clonando questa cosa qua, questo pezzo di marciapiede, ma va bene, andiamo a piccoli passi e corrigiamo lo stesso. Ok, così. E ogni tanto bisogna ricampionare perché possono essere zone che mi rendono il marciapiede leggermente storto e anche qui poco credibile. Ok, adesso qui nel dettaglio vediamo che è rimasto un po' di verde. Facciamo una linea un pochino più marcata. Andando nell'opzione del pennello vedete che la durezza, l'hardness, si può aumentare per avere i bordi del pennello un pochino più netti, perché quest'ombra così mezza sfocata non è credibile. Quindi clicchiamo, cloniamo, cioè, nel senso campioniamo, perché c'è un puntino qua che non c'entra niente, questo lo togliamo. Quindi campioniamo questa zona, facciamo il primo click, shift, clic qua in modo che la linea venga dritta. Okay, facciamo l'intervento in questo modo qua. Poi andiamo a togliere questa parte qua che non è bellissima, rimettiamo il pennello in questo caso. La maggior parte delle volte il pennello, quando è del timbro clone, lo si usa, diciamo, con la morbidezza, l'hardness praticamente a zero, perché così non si vedono i contorni netti di quello che abbiamo incollato. Poi andiamo a fare un po' di effetto random qua per dare meno illusione di fotoritocco. Ecco qua questa zona, che c'è questo spigolino che non ci piace. Ok, vedendola da di fuori è un pochino più credibile adesso. Allora, adesso rimane da copiare, e poi faremo anche gli ultimi ritocchi, tutta questa parte qua di marciapiede, perché qui c'è dell'erba che spunta fuori adesso a questo punto dal nulla. Quindi per questa zona qua andiamo a prendere una zona d'ombra che mi sa che però non ce l'ho, ma quasi quasi potrei trasformare tutto in una zona soleggiata. No, questa è l'altra casa da cui ho copiato il prato. Allora, fatemi pensare, qui se mi facessi, ma quasi quasi io dico che questa parte qua è tutta al sole, quindi prendo questo bel rettangolone marciapiede che è assolutamente identico a quello che dobbiamo ricostruire, faccio la selezione, copio e incollo di qua. C'è un po' di squilibrio tonale, diciamo così, dalla parte illuminata che ho appena ricostruito a questa, ma questo non è un grosso problema perché a questo punto posso scurire questa zona qua. Ok, andiamo a metterla più o meno qui, così. Metto ancora con l'opacità per vedere in che zona mi sto sovrapponendo. Non voglio andare troppo vicino al muro, quindi rimaniamo così, dovrebbe essere sufficiente. Tagliamo via la parte in più che non ci serve, sempre selezionando, vedete, questa parte di prato che era che è ancora lì indipendente da tutto il resto, la selezioniamo e tagliamo via, la faccio vedere un pochino più con l'opacità corretta, tagliamo via le parti che non ci servono da questa parte qui di questa linea, che poi erano sotto in realtà, quindi avrei potuto anche lasciarle sotto il livello, quindi sarebbero state comunque mascherate. Poi con la gomma possiamo anche togliere questa parte qua, usiamo una gomma sempre con la durezza, vedete nei vari pennelli c'è sempre la possibilità di cambiare la durezza dello strumento. Possiamo, anzi facciamo una cosa più veloce, tiriamo questa linea, questa linea così, andiamo a fare la solita selezione e tagliamo questa parte in più che non ci serve. Ok, dunque per renderla più credibile proviamo a scurirla. Un attimo.
vediamo se riesco a farla un pochino più scura per renderla più o meno simile a questa parte qui. Ho fatto CTRL M, sono le curve queste, uno strumento che poi vi spiegherò magari un pochino più avanti. Comunque, dandogli quella forma lì alla curva, diciamo che la tonalità rientra più o meno in quella simile. Allora facciamo anche un altro intervento. Qui c'è nel menu immagine, adjustment, sarà aggiustamenti in italiano, dovrebbe esserci exposure, eccola qua. Lo uso poco spesso questo comando perché è un po' violento. Allora, abbassando un po' l'esposizione, ma ecco, più o meno ci siamo come tonalità. Naturalmente adesso sembra un rettangolo, soprattutto da questa parte qua sembra un rettangolo, come si dice, proprio completamente appiccicato, per cui quelle parti in più adesso andiamo a cancellarle, sempre con una gomma morbida, aumentando un attimo la dimensione del pennello, così. Allora, la gomma non è così morbida come pensavo, infatti è dura. Allora, facciamo CTRL Z, ricominciamo. Andiamo delicati qui per rendere, ecco, per sfumare un pochino questo intervento qua, in modo che sia più, vedete, che abbia un pochino più di transizione. Poi sfumiamo anche questa parte che è un pelino in ombra. Adesso andremo a ricostruire, a togliere quei fili d'erba anche da quella parte lì. Anche questa parte la possiamo leggermente sfumare, in modo da non dare proprio l'idea che sia, ecco, forse un po' troppo, c'è il pennello un po' troppo grande, lo rimpiccioliamo. Così in questo modo non diamo l'idea che sia un intervento troppo netto. Ecco qua. Così già è un pochino più, come dicevo, credibile. Ok, e adesso dovremmo togliere, campionando sempre la parte delle parti scure, questi fiori che vengono fuori qua. Qui c'è da ricostruire anche il marciapiede. È un lavorone, eh? Lavorone che, come vedete, non è che sia completamente indolore. Allora, facciamo il flatten, quindi adesso ho l'immagine unica. Non è indolore perché, a parte che ci vuole un po' di tempo per farlo, e poi c'è sempre questo rischio che, diciamo, lì per lì non ti sembra di aver dato una sensazione molto credibile di intervento. D'altra parte però, diciamo, proviamo a fare quello che riusciamo a fare. Allora, andiamo a clonare questa parte qua. Vedete, essendo un pavimento un po' random, adesso questi dettagli chiaramente visti nel, proprio ravvicinati, poi si potrebbe notare facilmente che c'è stato un intervento, però è un intervento, diciamo così, legittimo, non è ingannevole. Sapete che gli interventi ingannevoli non li amo particolarmente, ma è solo per tagliare il prato quando non è stato tagliato. Probabilmente avrei fatto prima andare a rifare la foto con il prato tagliato, però diciamo questa è anche quasi più una prova di intervento in caso di emergenza, diciamo, una cosa che non mi era mai capitato di fare così estrema, per cui vedete, adesso rifacciamo questo muro qui, è anche una specie di esercitazione. Ok, vedete, andiamo a cancellare questa zona, questa macchiolina nel muro. Avendo copiato una zona più chiara, più scura, scusate, si vede, quindi andiamo sempre con la toppa per rifinire un po' i bordi. Rifacciamo anche questa parte qui, inizia un po' grossolanamente, poi andiamo a rimettere dei dettagli a posto. Possiamo anche fare questa cosa, vedete, sto continuando a campionare, vedete, clic destro tenendo premuto alt da questa zona qua per copiare delle parti di pavimento. Ok, quindi possiamo anche togliere questo fiore qui, eccolo qua. Ok, va bene, abbiamo copiato dalla colonnina libera di fianco, poi qua ci sarà da fare altra roba. Ecco, adesso che abbiamo preso praticamente questo pavimento da qui, possiamo intanto togliere i fiori da qua sopra. Ok, da qui e da qui. Copiare da qui vicino, anzi da questo spigolo di muro. Vedete che io vado a campionare sempre il bordo, a metà del bordo, tra il muro e la superficie che sta di fianco, diciamo. Poi vengo giù dritto e andando a destra e a sinistra mi copio il muro, a destra mi copia la parte, diciamo così,
insomma, la parte destra, ecco. Ok, quindi posso continuare, tanto mi sta campionando da quella zona lì. Ok, faccio lo spigolino del battiscopa, camponiamo da questa e ricostruiamo la parte sopra del battiscopa, così campioniamo da questa zona nera, andiamo a sovrapporci in questo punto, andiamo a copiare questa parte qui, vedete piano piano spariscono i fiori, le api non saranno contente di questo lavoro. Ok, ho sforato un po' troppo. Ecco, naturalmente qui zoomato si vede che il marciapiede non è corretto, ma ripeto, a dimensioni normali non c'è assolutamente nessun indizio, non si vede neanche la forma della mattonella. Ok, quindi rimane da tirare via questa parte qui, ed effettivamente quasi quasi potrebbe essere anche, diciamo, comodo copiare questo parti qui direttamente qua sopra e via. Andiamo un po' di fare un intervento un po' più fine, andiamo quindi a usare queste zone grigie qui, purtroppo. Ok, qui devo continuamente campionare e copiare perché la zona da cui vado a copiare è abbastanza stretta ancora, quindi non risulta. Vedete che se vi faccio vedere una cosa, se io campiono qua e vado a, diciamo, a applicare il clone qui, prima o poi mi ritorna, vedete, mi comincia a ricopiare quello che c'era prima, perché non si aggiorna in tempo reale lo strumento. Quindi quando arrivate a vedere le prime foglioline verdi, che era la parte che stavamo cancellando prima, bisogna ricampionare e ritornare indietro a ricominciare la linea, diciamo così. Allora, vedete anche qua, rifacciamo un attimo il battiscopa, qui ho salto un po' troppo in alto, tappiamo questo buco qui, questa volta ho sforato troppo in basso. Ok, è un bel lavoro noioso, cioè tecnicamente è anche divertente da fare, è una specie di sfida ai limiti di Photoshop, cioè ai limiti dell'utilizzatore, perché di Photoshop. Quindi così, e direi che qua più o meno ci siamo. Qui decidiamo che è più facile fare il sole, facciamo un bel campione qui, un bel click, andiamo a sovrapporre, no? Adesso il clone è troppo morbido, c'è questa linea troppo sfumata, facciamo 4Z, torniamo indietro, poi una linea un pochino più netta per questa correzione, eccola qua. Invece qui la voglio un pochino più morbida per sfumare l'intervento. Ok, direi che va benissimo. E se riesco vi faccio vedere com'era prima sto macello. Eccolo qua. Vedete, ci è voluto un po', però qualcosina abbiamo rimediato, via. Non era facile, però ci siamo. Allora, andiamo a fare invece questa parte qua, perché qui vedete c'è proprio questo taglio netto. Ci sarebbe anche quel tronco di albero che non è felicissimo da vedere, che spunta così dal nulla, è un piccolo dettaglio, probabilmente che qui, diciamo, si infilava un pochino più in basso. Voglio vedere se funziona in questo caso l'History Brush Tool. Vedete, questa iconcina dovrebbe ripristinarmi la situazione che c'era in origine, diciamo, in quel punto con il pennello apposito, però bisogna vedere se questo si riferisce a un layer diverso, però potrebbe funzionare. Allora, seleziono questo History Brush Tool nella lista degli interventi, sono andato al primo intervento, quindi ho selezionato questo, adesso torniamo al punto in cui eravamo, qua, e vediamo se mi fa intervenire, però non credo, invece sì, vedete, ecco, mi fa ricostruire come era in origine quella parte lì, così un pelino più credibile. Questa parte la potrei anche sfumare un po'. Allora, la mia intenzione era quella di correggere anche il muro del recinto, ma vi dirò che non lo faccio, perché dando questa history, andiamo con un pochino di opacità del pennello meno aggressiva, cioè un pochino trasparente, vedete, faccio una piccola sfumatura su quello che c'era in origine e quello che c'è adesso. Vedete che da lontano si noterà poco sta cosa, anzi questa specie di passata
così, chiamiamola passata di credibilità dell'intervento, vedete? Questa è una cosa che ho improvvisato così per voi, qua c'era il tubo blu, quindi non lo faccio. Diamo un po' più di regolarità alla cosa, vedete, sembra meno posticcia la qua, bellino questa cosa che mi sono appena inventato, guardate anche nelle parti di non erba, viene un pochino più credibile. I fili d'erba qui li lascio, in un altro intervento li avevo ricostruito in marciapiede perché non c'era l'erba così alta, questa è una cosa vecchia, e quindi quelli li lasciamo così che va benissimo. Ok, vedete, dando un pochino di, vedete, si stava meglio quando si stava peggio, questo è il proverbio applicato a Photoshop. Quindi ripeto, sto ricostruendo in parte col pennello a trasparenza molto ridotta, 34%, perché se la mettessi a 100% rifarei proprio comparire le cose che c'erano prima, vedete? Però tenendolo bassino di opacità mi fa ritornare un po' di quell'erba che c'era prima, e anche se molto alta non è male secondo me. Dai, ho l'idea di me, cioè, non c'è casino come prima, cioè così, però insomma, aspetta, forse ho esagerato un pochino. No, torniamo un attimo indietro perché praticamente rimaniamo a un livello un pochino più credibile. Magari limitiamoci, diciamo, a colorare un po' di verde quelle aree che erano un pochino marroncine, un po' secche, e che quindi andiamo a aumentare un po' l'opacità, se non ci vuole troppo, e quindi davano un po' l'idea di prato poco curato, ecco. Ma basta così, perché se no, se vado a intervenire troppo, giustamente mi riappare tutto il casino che c'era prima. Vedete, purtroppo a volte gli interventi, facendoli piano piano, diciamo, l'occhio, la mente si abitua un pochino a quello che vede, e quindi non vi accorgete di quanto state aggiungendo in più o di troppo. Ok, allora direi che così ci siamo. L'ultima cosa che voglio fare, vedete, questa linea è un po' troppo netta, effettivamente dà idea di poca credibilità, come al solito. Sempre con il timbro clone, però selezionando, vediamo se ce l'ho qua un pennello un pochino più irregolare. Dicevo, perché questa cosa andiamo a campionare una parte qui più o meno casuale, e andiamo a ripassare questi bordi con un pennello che però sia meno netto. Ah, questo è un po' troppo netto, allora facciamo un po' di opacità in meno. Andiamo a ripassare proprio poco poco questi bordi qui per dargli un filino di irregolarità, vedete? In modo che la linea sia meno netta, quindi andiamo anche a correggere questa parte qui che è anche più bruttina. Ok, siamo arrivati a sforare nel cancello, la cancellata. Si potrebbe anche quasi fare un po' meno libera, però poi il marciapiede sembrerebbe un po' troppo irregolare. Possiamo anche farlo un filino più grande, se è possibile, direi di sì, perché in questo modo ci manteniamo un po' lontani come campionatura dall'intervento, così e così, no, purtroppo un po' di pezzi. Ecco, vedete che sembra che spunti un pochino di erba sopra alla linea del marciapiede, va benissimo. Anche qua andiamoci un po' a manina, mano libera, anche qui campioniamo, andiamo a rifare questa parte qua. Ok, vedete, dandogli due tre passaggi, vedete, sto sovrapponendo piano piano. Ok, così sembra, è bella netta, però sembra un po' meno netta di prima. Magari gli potrei anche dare, vediamo in grande che effetto fa, facciamo diventare più grande questa zona, questa dimensione del pennello, facciamo questo intervento un po' brutale, voglio un po' più di opacità, così, e così vediamo cosa succede. No, troppo netto, andiamo a cercare un altro, sempre di questi un po' irregolari. Vediamo questo qua che sembra forma di spugna, potrebbe funzionare meglio. Andiamo a cliccare qua, poi tenendo sempre, non ve l'ho detto più, ma tengo premuto shift per fare la riga dritta. No, troppo netto, è troppa opacità, è troppo grande il pennello, andiamo così e così. Ok, già meglio,
un po' sfumato, sì. Ripeto, un pochino più credibile. Facciamolo anche in questa zona qua. Continua a cambiarmi la tastiera. Ok. Avanti e indietro, un po' di righe sovrappongo. È un pochino più credibile. Poi c'era... Ok, facciamo anche questo qui. Torniamo al pennello normalissimo. Quello del timbro clone normale. Scusate qui. Devo riselezionare. Questi sono tutti preset, ovviamente, come vi dicevo. Infatti mi è finito nell'History Brush Tool. Ok, andiamo a selezionare questo qui. Soft Round. Ok. In questo modo mi ha selezionato il classico, insomma, la classica forma tonda e morbida del pennello dello strumento. Allora, dicevo, andiamo a togliere questa erbetta qui dal bordo della, del muro e dal marciapiede, perché effettivamente quello non sembrava troppo, cioè sembrava un po' spuntare dal nulla. Ok, così e così. Quindi questa parte non c'è più. Bene, che ne dite? Vediamo un prima, ancora un prima dopo, vediamo se si riesce a fare. Queste dopo, queste prima. Abbiamo dato una bella tosata, direi. Ok, ripeto, l'intervento non è ultra preciso, clinico, però almeno per dare un'idea di, insomma, che c'è un prato che si può tagliare, che si può, come dire, rendere in maniera un pochino più decente, direi che forse l'intervento è riuscito. Ce ne saranno altri probabilmente di questi video su Photoshop, vi faccio vedere un po' come lavoro, cosa devo fare per lavorare, diciamo così, per correggere i difetti con cui ogni tanto abbiamo a che fare. Però adesso questo qui sarà ovviamente un intervento tendenzialmente una tantum, perché avete visto ci è voluto, non so quanto è durato il video, adesso qui nella registrazione è quasi un'ora, quindi adesso non so se avete avuto la pazienza di seguirlo tutto, magari questo lo deciderò dopo, qualche parte la accelero in modo che non risulti ultra noioso, però avete visto che per lavorare una foto, per ricostruire una cosa, c'è un'ora di lavoro, inizia a essere un po' impegnativo. Diciamo che bisognerebbe fatturare quest'ora di lavoro più tutte le altre. Allora a quel punto si chiama il giardiniere e si pulisce il prato. Però, ripeto, questo era l'ho fatto volentieri per farvi vedere una specie di piccolo tutorial su cosa si riesce a fare su Photoshop. Se avete domande ovviamente me le fate nei commenti, iscrivetevi al canale se non vi è piaciuto e iscrivetevi anche se vi è piaciuto, iscrivetevi se vi è piaciuto, ma iscrivetevi anche se non vi è piaciuto, perché non è detto che i prossimi vi piaceranno di più. E vi ripeto, questi sono interventi semi standard, per una foto ci può stare l'intervento grosso come abbiamo fatto nella prima foto che avete visto, quelle foto successive è abbastanza veloce. Si inizia ad essere numerosa, l'intervento è un pochino più complicato, veramente. Costa meno chiamare il giardiniere e si fa anche prima. Ok? Al prossimo video!